cui ho ritenuto finalmente di provarci, di tentare. Quindi è nata dal fatto casualmente di vedere in farmacia la locandina, il volantino che scommetti che smetti. È chiaramente da un bel po' di tempo che si pensa o pensavo di smettere, oltretutto facendo un attimino di volontariato nella sanità, quindi vedendo e avendo esperienza rispetto ad alcuni casi piuttosto particolari, piuttosto drammatici, insomma, ho ritenuto proprio di cogliere l'attimo, carpe diem, per tentare questa avventura. Allora, dire o pensare che siamo alla fine, è stata dura o non è stata dura, mi fa in un certo senso sorridere. Io ritengo di essere ancora all'inizio di questa avventura. Superare dei traguardi è comunque sempre un obiettivo, quindi spero che questo mi aiuti a mantenere viva questa intenzione a resistere. L'orario peggiore è questo, è la fine dell'impegno quotidiano del lavoro, quindi la fine dell'orario di lavoro, il momento in cui ci si rilassa un po' di più e quindi verrebbe voglia proprio di godersela. Comunque è dura, cioè bisogna reinventarsi un equilibrio, cioè una normalità in assenza di un qualcosa che invece vorrebbe continuare ad essere normalità. Io ho trovato per fortuna a livello familiare un grosso aiuto, il medico di famiglia devo dire è stato di altrettanto sostegno, è una scommessa su se stessi. Io sono passato da periodi abbastanza frequenti di tachicardie, vista l'età, visto che qualche problemino già comincia a nascere. Ad un ritorno invece ad un ritmo cardiaco costante, uguale, ad una saturazione che rasenta normalmente il 100% rispetto al 97% di prima, e quindi va bene così, insomma, giochiamo sull'ottimismo da questo punto di vista. L'unico beneficio attualmente che riscontro è in un maggiore appetito. È in 3 kg che comunque in 4 settimane ci sto mettendo addosso. Per fortuna non ne avevo tanti, quindi non è che la cosa guasti più di tanto.